L'azienda Polsinelli qui in via Ferrazza a Brocco Stella. Siamo con il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, un'eccellenza del territorio come Polsinelli insieme a una grande eccellenza dello sport come il Frosinone Calcio, bambini, famiglie, tutti oggi qui per celebrare una stagione storica. Sì, un'eccellenza del territorio che dà grossa visibilità a tutto il territorio. E la squadra del Frosinone va festeggiata su tutto il territorio perché è un'importante pubblicità per la provincia di Frosinone. Questi ragazzi lo sono meritato, ma
Un particolare ringraziamento va fatto alla ditta Polsinelli, una ditta che è diventata un'eccellenza con tanti sacrifici e che tanto sta dando non solo all'isola dell'Iri ma a tutto il Sorano, quindi un ringraziamento particolare a loro. Polsinelli dal 2018 con il Frosinone Calcio, 2023 promozione in Serie A, è un po' il culmine di un percorso di crescita esponenziale sia dell'azienda e anche della società Frosinone Calcio, che ha creduto molto in questa realtà del territorio che sta sempre più conquistando fette di mercato internazionale. Sì, due eccellenze, direi che con lavoro, con competenza, con professionalità si stanno facendo conoscere non solo all'Italia ma anche all'Europa. Questo è il caso di Frosinone e di Daniele, perché con il presidente Stirpe e con Daniele Polsinelli forse dovremmo imparare a capire come si lavora sul territorio e come si diventa un'eccellenza. Due straordinari imprenditori. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Giorgio, piacere. Piacere mio, anche io mi chiamo Giorgio. Che pomeriggio stai vivendo qui da Polsinelli con i tuoi idoli del Frosinone Calcio? Allora, cioè io per poco non mi metto a piangere perché Turati è stato il mio idolo già da quando giocava al Sassuolo, perché prima io faccio il portiere e per me è qualcosa di pazzesco. Stefano Turati, se può venire un attimo qui, sei il suo idolo dai tempi del Sassuolo, quindi da quel rigore parato a Cristiano Ronaldo. Ovvio. Cosa gli vuoi dire adesso? Tutto il pubblico ti sta ascoltando, da tifoso del Frosinone, ma soprattutto di Stefano che adesso è qui al tuo fianco, immagino le emozioni che stai provando. Sì, io vado ogni domenica allo stadio, oltre per vedere il Frosinone vado anche per vedere Stefano. E ogni volta che fa una parata io sono là il primo a urlare i suoi complimenti. Sono contentissimo. E quando si gira verso la curva? Sì. Lì è indescrivibile, immagino. Ovvio, Turati sembra anche un po' il capo ultras di tutto. Molto, è uno dei più scatenati. Quando si gira davanti alla curva sono il primo a mettermi sulla sbarra e ti fare per lui. Incredibili le parole di Giorgio e Stefano. Cosa vuoi dire a tutti i tifosi presenti qui oggi, in particolare anche a Giorgio? Grazie mille per l'invito per me e per Rava, siamo molto felici di essere qua. E nulla, la birra è buonissima, per la parentesi, e niente, speriamo di fare il miracolo l'anno prossimo. Grazie, un applauso a Stefano Turati e al Frosinone Calcio. Stagione incredibile del Frosinone, vittoria in campionato, promozione in Serie A. Non si era mai vissuto un qualcosa del genere anche nelle altre promozioni, c'è stato un qualcosa di unico tra la squadra, la città, uno stadio sempre pieno e oggi anche qui da Polsinelli sono tutti per voi, Polsinelli e il Frosinone Calcio, un binomio che ha scritto la storia. Per te che stagione è stata e cosa vuol dire oggi essere qui con noi? No, io sono felicissimo di essere venuto fin qua e abbiamo fatto una stagione incredibile. Con la squadra c'è stata subito una grande unione, difatti è stata quella la nostra forza. Quindi se hai una grande unione con la squadra, le cose vanno bene, è normale avere anche un pubblico che ti segue, ti sostiene. E quindi diciamo che dopo un'annata così ci siamo meritati tutti una bella birretta qua da Polsinelli. Com'è? No, buona, alla grande. Un applauso anche a Luca Ravanelli e adesso anche Giorgia, quindi puoi stare ancora qui, Giorgio e Giorgia. Sembra fatto apposta, Giorgia. Sei vicino a Luca, c'è anche Stefano, tifosissima del Frosinone. Sì. Com'è stato questo campionato? Molto bello. Lo seguo dall'inizio e mi è piaciuto. Ha giocato forte e sono appassionata di tutti i giocatori. E allo stadio Benito Stirpe qual era il tuo posto? Eri in curva? Raccontaci curva un nord. Po'. La curva nord era molto bella vederla da là, perché potevi vedere anche tutta la tifoseria. E quindi è stata una stagione meravigliosa. Cosa vuoi dire ai tuoi idoli che sono qui oggi per tutti voi e anche per te? Che hanno giocato molto bene e sono felice del risultato, che sono andati in Serie A. Grazie a Giorgia. Di nuovo un applauso a Luca Ravanelli, a Stefano Turati e a tutto il Frosinone Calcio che oggi ci sta onorando della presenza qui da Polsinelli, una stagione veramente che porteremo nel cuore a lungo, dal primo all'ultimo minuto.